Allora, proseguiamo da dove ci eravamo lasciati. Con il libro in spalla. Sarà bello pesante questo libro. Comment les choses ont pu dégénérer? On est coincé. Il est de dos. Je peux me le faire. T'es sûr? Ouais, ça me fait plaisir. C'est quand tu veux. Quando compari con la premi su perché darò di eliminare silenziosamente un nemico. Ah beh, lui essendo robusto gli può dare un bel pugno in testa, sì, però con l'armatura pesante. Vabbè, Tu t'en prova. charges, Rodrigue. Prova. Ça, c'est pour mon père. Tu fais ça souvent? Non, mais j'y prends goût. Sì, vabbè, un po' irrealistico, visto che... insomma... Armato di tutto punto, lui arriva bello tranquillo, gli spezza il collo, però vabbè. Va bene così, così, se no alla fine è pur sempre un Oh, gioco. ça suffit. J'y vais. Reste ici, je vais voir où ils en sont. Tiens-moi au courant. Mais il va me voir venir. Je peux faire diversion. Qua, quindi in questo pezzo usiamo Roderick. Oddio. Ah, mi ha quasi visto, eh. Mi ha quasi Bon. visto. Ok. Allora, noi in teoria non l'ho ancora provato, ma... Ok, lì c'è il baule per distrarlo, ma... Fatemi provare... No, in teoria lo pot... Ah, no, no, forse... No, non mi ricordo più. Un attimo, devo vedere. Dov'è? Noi è perché non mi ricordo se avevo potenziato. Aspetta. Sì, l'avevo potenziato. Munizioni ignifer distraggono i nemici nelle vicinanze. Fammi vedere. Questo. Ah, non compare nessun simbolo, però. Non so, proviamo. Ce bruit, c'était quoi? Infa, ok, funziona, funziona. Ok. C'est pour toi. Tu vas me le payer. Così non siamo costretti ad avere Relèvera pas. Tu peux me croire. Ok, il baule proprio vicino, vicino. Però non compare nessun simbolo. Adesso rifacciamo. Ok. Lucas, il a mal aux yeux parfois. Ça pourrait l'aider. Pietra per la lettura, gli occhiali. Un po' antichi. Dopo secoli di vuoto, le teorie sul funzionamento della nostra vista si sono moltiplicate. Abbiamo iniziato col credere che il nostro occhio inviasse raggi, rivelando gli oggetti intorno a noi, prima di capire che si trattava invece del contrario. Vennero così sviluppate soluzioni per i problemi di vista. La creazione di questi grezzi occhiali per migliorare la vista da vicino ne è un esempio. Eh sì, in effetti, forse i primi occhiali erano proprio così. Forse, adesso non lo so. Comunque, ok, là c'è qualcuno, non c'è nulla. Ok, piano piano stiamo recuperando un po' di roba, mi fa piacere. J'aime pas rester à deux. Comme ça, on s'en prend un chacun, Ici, à ça ce te dit? point, faut bien Je me fais celui avec le casque. D'accord, c'est C'est juste une question de rythme. Quand tu veux. Allora, beh, visto che la fionda tanto è silenziosa, vai. Regarde, tu me le diras pas deux fois. Ok. Ah, va bene. Non ci sono problemi. Zolfo. Potrei farne un altro. O facciamo questo. No. Sì, facciamo questo. L'Ignifer. Ah, 10 forse è il massimo. L'inventario è pieno, sì. 10.
10 è il massimo, va bene. Ok. Forse sì, se non sbaglio sì, forse devo potenziare la sacca per avere più roba, va bene, ma comunque già 10 è tanto, eh. Anche perché sono sempre risparmioso. Oh, Sam è dehors. Sam è dehors. De l'air. Ça sent la cheminée. Beh, c'è il fuoco. Oh, ah, fuoco, merde. Proprio incendio pesante. Sì. No, un incendie. C'est nous qui avons. Propage. Le grand inquisiteur est encore à l'intérieur. Lascialo bruciare. Allez voir. Et donnez l'ordre d'évacuer. Tant mieux pour nous. Profitons de ce bazar. Putain de rat. Il manquait plus que ça. Les rats, le bouclier. Il est intouchable, Rodrigue. Attends. Quand ils m'ont amené au bastion pour m'interroger, j'ai vu leur alchimiste faire un truc qu'ils appellent Extinguis. Ça étouffe les flammes. Je voulais essayer, mais. Ah, mi ha dato. Ça vaut le coup d'essayer. Ora puoi creare l'Extinguis. Tieni premuto, eh? Ok. Estingue le fiamme. Vabbè. Si fa. Ok, con le stesse cose dell'Odoris, tranne per il fatto che usiamo la salnitro al posto dello zolfo. Va bene. Munizioni di Extinguis. Spengono le fiamme. Mira al fuoco a un fuoco acceso e lancia un Extinguis per spegnere. Cosa logica. Op. Ecco. Surtout pour eux. Eh sì. Sì, praticamente come fosse una bomba d'acqua, se vogliamo vedere. Però aspetta, eh. Allora, loro sono impegnati lì, quindi in teoria non dovrebbero mangiarmi. Zolfo, questo non posso più farlo. Posso fare questo, aspetta, no, zolfo, alcol, scusate, sì, questo. Ok, così arrivo anche a 10 qua. Ok, no, non posso, qua l'alcol non lo usa, quindi niente. Secondo me, visto che piano piano stiamo facendo tutta la ruota, manca una cosa. Qua c'è ancora uno spazio vuoto, ci manca una cosa e poi abbiamo tutto. Però bello il fatto che, diciamo, ti danno sempre cose nuove, almeno aumenta la varietà. Tous les livres vont brûler. C'est pas ta faute. Pense à ton livre. Oui. On doit sortir d'ici. Je dois retrouver Hugo. Je suis sûr que les gamins ont mis le feu pour se tirer en douce. Si je les chope, ils vont le payer. Aspetta. Allora. Vabbè, posso spegnergli anche la torcia? Vediamo. Sì. Vediamo un po'. Ecco. Ecco, ciao. Ok, un po' di pietre, bene. Facciamone un altro. No. Ok. Oddio. Hey, tu crames! Tu crames! Oh putain! Non! 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 Ça va? Il y a encore du monde dedans? Ouais. J'ai cru que j'y passais. C'est l'enfer là-dedans. On est censé avoir des secours. Qu'est-ce qu'ils foutent? Deux gardes. On doit en faire bouger un. Un attimo, sto pensando. Sì, lì c'è una cassa. Questo qua è zolfo, ma siamo a posto. Vediamo. C'était quoi ce bruit?
Vai, vai a vedere, vai a vedere. Quella mi sa che è dis... Occupa di lui. Consumo. Ok. Manca lui, solo che dietro c'ha le piante, quindi non possiamo prenderlo di spalle. Possiamo usare la tecca dell'acido, diciamo. Ah, sì. Ah, là ci sono dei ratti, eh. Vogliono andare a mangiarselo, ma c'è il fuoco. Allora, dai, usiamo la tecca dell'acido. Stai su, stai su. Ok. Aveva lo scudo, quindi se si girava non potevamo attaccarlo. Ci ho pensato adesso. Però non si è girato, quindi va bene così. Ok. Ok. Dobbiamo passare proprio in mezzo. Mi sa di sì. On doit vraiment entrer là-dedans. Oui. Si tu veux respirer, c'est maintenant. Allez. Ah, ça chauffe déjà. Quel enfer. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire? Suis-moi. Et fais gaffe à ton livre. Ils sont là. T'occupes pas d'eux. Là, fais-moi ça. Oh, Seigneur. À l'aide. J'ai besoin d'aide ici. Vai, scavalca. Sveglia. Stavano dormendo. Ça brûle derrière. T'approche pas. Qu'est-ce que tu fais? L'ouvre. Forse si è bruciacchiato un po'. A gauche. Non guardare, dai, vai, vai. Vai, è andato fuoco a tutto, pazienza. Ok. Cioè, vivo. Capitolo 11. Tornati, sani e salvi e con un compagno. Guarda, la voilà. Amicia! Vous avez réussi? Attrape! Je te préviens, il sent un peu le brûlé. C'est qui lui? Rodrigue. Mais chut. Sanguinis itinera. Ça raconte quoi, ce livre? C'est l'histoire d'un petit garçon qui va très vite guérir. Je suis mort de faim. Quelqu'un d'autre? Moi! Alors à table. On l'a bien mérité. Si, toi aussi? J'arrive. Non stare lì per terra, cioè... tre settimane dopo? Ah, ma ci siamo nascosti bene. 1348. Sì, me l'avete detto che l'anno in realtà all'inizio è apparso. Sono io che non l'ho visto. No, no, no! C'est pas vrai. C'est pas du boulot, ça. Est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est rien. Dis, cette porte, vous l'avez déjà ouverte? Elle est coincée. C'est le seul endroit du château où on n'est pas encore allé. Tu veux pas voir ce qu'il y a derrière? Eh ben, Hugo dort alors. Chiedi a Rodrigue di aprire la porta. Sì, adesso la apriamo, ma... Fammi vedere appunto se qua c'è qualcosa. Ah no, qua non si va. Ok.
Eccoci, la corda, cavo. Qui. On voit tout. E personne ne nous voit. Le monde a oublié ce château. Per ora direi di sì. Però, secondo me, alla fine, sai. Gira che ti rigira. Non sono un guard dell'Inquisizione. Ma je vais pouvoir continuer à m'entraîner. Ma nel senso che. Possiamo lanciarci le pietre. Andiamo. Così. Olè. Però non possiamo raccogliere le pietre che lanciamo. Vabbè. Va bene. Direi che puoi aprire la porta. Ça, pour moi, je sais le faire. Et voilà. Eh ben, c'était efficace. Et presque sans douleur. Allez, en avant. Oh. Tu sens ça? Non, quoi? Quand tu entres dans un endroit abandonné depuis très longtemps. Il y a quelque chose dans l'air. Oui, de la poussière? Non, non, des pierres. C'est comme surprendre une conversation. Mmh. C'est la première fois que je le sens ici. Mmh. Ça a l'air casse-gueule. On va éviter pour l'instant. Encore une porte. On continue? Ma io vado a vedere. Aspetta un attimo. Ma non si può. Ah, non si può. Posso andare a curiosare. Vabbè. Apri allora. Voyons où ça nous mène. Oh, c'est la cour. Ça fera un raccourci. Oh, un banco. Da lavoro, possiamo fare qualcosa. Oh, ecco, oublié. Così aumentiamo. J'ai trouvé quelque chose en débroussaillant le centre de la cour tout à l'heure. Viens voir. Encore une histoire de pierre? Ah, tu crois pas, c'est bien dire. Arrivo un attimo. Qua possiamo ampliare appunto la sacca delle munizioni, ma non è che proprio sia indispensabile. Riduce il tempo di ricarica della fionda. No, questo volevo. Ci mancano 5 tessuti. Ci mancano 5 tessuti. No, sto guardando. Con questo un attimo. Consumiamo, cos'è? Salnitro, cuoio e poi il solito attrezzo. Invece questo, alcol, cuoio, corda e il solito attrezzo. Il cuoio è in comune come risorsa, però dai, così aumentiamo il tempo di ricarica della fionda. Va bene. Dai, facciamo questo. Ça va me semplifier la vie. Ok. Così lanciamo più velocemente. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais le temps que ça m'a pris pour déblayer tout ça? Un attimo, sta buono. Guardo in giro. Aspetta, qui c'è niente. Infatti. Cavo. Une fresque. C'est... Ça me dit quelque chose. Elle reprend les symboles des piliers. C'est comme si ce château avait quelque chose à nous dire. Et nous dire quoi, par exemple? Tout n'est pas clair. Mais je crois juste qu'on sera en sécurité ici. Amicia! Viens vite! C'est Hugo! Oh non! J'arrive! T'as besoin de moi? Je t'appellerai! Allez! Sì, sto guardando. Boh. Ci sarà qualcosa da risolvere in sto castello, allora. Arrivo, eh. Je suis là, Luca. Vite, Hugo. Oh mon Dieu. Beh. Non l'armarti così. Ah, forse sta male. C'est de pierre en pierre. La macula progresse beaucoup trop vite. Je sais bien, Amicia. Je fais de mon mieux. J'ai essayé de faire ce qu'il y a dans le livre, mais ça prend trop de temps. Il me faudrait un vrai laboratoire. Comme celui de Laurentius? Non, non, un laboratoire mieux équipé. Alors, peut-être que chez nous, tu sais, ma mère... Oui, elle avait sans doute du matériel,
Tu as raison, ça vaut la peine d'essayer. Ma... potrebbero aspettarci là. Amicia, Luca. E lì Arthur e Mélie che fine hanno fatto? Vabbè che Mélie voleva liberare giustamente suo fratello Arthur, però... Je crois bien que vos jumeaux sont de retour. Ah ecco appunto, Mélie, stavo parlando. Tu l'as retrouvé? Plus mort que vif. Mais oui. Amicia, on est venu parce que... Eh ben... Ouais. Arthur, tu lui dis. Après notre aventure avec tes copains brûleurs d'hérétiques, j'ai fini dans un cachot de l'Inquisition. Un jour, j'ai vu les gardes qui escortaient une prisonnière dans un sale état. Ces salauds voulaient qu'elle leur dise où était son fils, alors... Ils l'ont menacé. Et j'ai entendu son nom. Béatrice de Rune. Mère est en vie. Elle est en vie? Tu as réussi à faire sortir Arthur. Ça a pas été facile, crois-moi. Mais tu pourrais... Oublie ça. Moi, j'étais rien pour eux. Mais elle... Elle est trop précieuse pour le Grand Inquisiteur. Il... la questionne. Régulièrement. Il la... torture? Hugo ne doit rien savoir de tout ça. Mais elle est en vie. Ça pourra l'aider. Et on lui dira quoi quand il voudra la voir? Non, on ne dit rien. C'est tout. Hugo! Hugo! Le prochain seuil, il est tout proche. On doit partir tout de suite. Chez moi! Maintenant! Vas-y, toi. On reste ici avec lui. Ça va aller, petit frère. Je te le jure. Cette fois-ci, on réussira à te guérir. Bon, je prends le Sanguinis Itinera, quelques potions, et on y va. Beh, effettivamente, noi non è che abbiamo visto... Abbiamo visto una spada trapassare la porta piena di sangue, però... vabbè che chi altro c'era lì, non mi ricordo, tutto ciò che rimane. Non mi ricordo se c'era qualcun altro oltre alla madre lì. Non lo so. A me puzza un po' come storia, eh. Potrebbe essere anche una trappola. Oui, c'est seulement... Enfin, c'est bizarre de revenir. Allons-y. Je ne pensais pas revenir ici. Pas aussitôt, en tout cas. On trouve les potions et on s'en va. On rentrera peut-être même avant le lever du soleil. Ça me va. Se qualcuno non ci aspetta. Ce pont avait au moins un siècle. Tout a l'air complètement ravagé. C'est la fin du vieux monde. Comment tu peux rester aussi calme? E beh, dobbiamo trovare un'altra strada, no? Vedere. Regarde, l'étendard de l'Inquisition. Ils sont encore là? Soyons prudents. Sì. Bisogna stare attenti, sì. Oh, aspetta. Qua c'è qualcosa? No. Tombe pas, ne tombe pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, Lucas! Mais... Mamma mia, cos'è? Qu'est-ce qui leur prend? Je sais pas, mais ça me donne la chair de poule. Ne restons pas là. Ils ne font même pas attention à nous. C'est peut-être une parade nuptiale. Certains animaux ont des rituels très étranges. Il y a une différence entre étrange et terrifiant, Lucas. Mais pourquoi pas? Ce sont des animaux. Je commence à avoir des doutes là-dessus. Lucas, on s'en occupera plus tard. Viens, il y a forcément une raison. Non sono semplici anima. Oh. Non lo so. Stanno facendo qualcosa, ma... È chiaro che non sono semplici animali, quindi... Oh. Va bene. Anche di qua? Di qua? Madonna. Aspetta. On a fui la maison avec Hugo. Quelque chose s'en est pris aux gardes. Je crois que... C'est grâce à eux qu'on s'en est sortis ce jour-là. Je vois. Ça doit être un des premiers lieux d'émergence.
Mais leur comportement est pour le moins étrange. Infatti. Vediamo di qua. Scendo per nessuna ragione. Ils ne sont pas les bienvenus ici. Je vais leur montrer. Ah, gli lanciamo. Oh, ah, sì, sì, aspetta. C'è qualche. Sì, c'è la catena, ok. C'est chez moi, ecco. Ici. Vous entendez? Chez moi. Li abbiamo investiti tutti. Ecco. Andiamo a vedere. Si è spento, ma... Spariti. Cordera, le domaine est droit devant. Aspetta, qua c'è un braciere. No, è paglia forse. Da accendere qui. Ah, un proiettore? Là, ma dai. Aspetta. È chiusa? Il y a une chaîne de l'autre côté. Attends. La lanterne, ils devaient l'utiliser pour faire passer leurs troupes. Bonne idée. J'aurai un angle de tir. Tu peux retourner en bas. Dis-moi quand t'es prête. Ah, ci sta lui. Ci sta lui. Aspetta, ma... Vai via un attimo. Ok. Via però perché è paglia questa, quindi si spegne subito. Anche là dentro c'è qualcosa. Poi ci sono i ratti. Almeno credo si spenga subito, non so. Allora, qua. No, no, non scavalco, scusa. Però c'è dentro roba. Come... Ma se usassi... Proviamo. Non succede niente. Infatti. No, serve questo. Serve questo. Come... l'altra volta dovevo fare così. Solo che io non volevo usarlo perché consuma... Cioè, consuma parecchie risorse. Però adesso... Ecco. Eh sì, anche l'altra volta devo fare così. Va quanta roba. E lo possiamo rifare. Consuma tessuto. No, tessuto cuoio, alcol. Sì, facciamolo. Ok. Va bene. No, questo non si spegne, quindi ok. Va bene, però... Là mi sembra non ci sia nulla. Ok. Qua dentro invece sì, c'è qualcosa, infatti. Però è tutto sbarrato. Non sto guardando, ma... Devo riusare la tenca di prima? Spero siano morti tutti. No, qualche ratto c'è ancora. Bastardi. Proprio lì poi.
Le calame de mer. Oh. J'ai écrit ces lettres ici avant de les Visto, porca vacca. Durato poco. Aspettate. Concordera. Allora. In questo caso, per essere sicuro che tutti schiattino, potrei fare così, vediamo, vediamo. Oh. Ok. Ci siamo? Sì, esatto. Esatto. Li ho prima attirati e poi ciao ciao. No, ecco. Ok. Elle écrivait ses lettres ici avant de les envoyer par pigeon. Je peux pas le laisser là. Elle y tenait beaucoup. Je crois qu'elle serait touchée que tu le gardes. Vedo che però la raccolta di ste cose ti fanno consumare parecchio, eh. Qua l'alcol è già finito. Vabbè. Ok. Comunque il calamo abbiamo trovato, fa vedere. Questo. Un pezzo di canna essiccata tagliata per scrivere. Una volta immersa la sua punta nell'inchiostro, nonostante fossero essenziali per la trasmissione del sapere, la lettura e la scrittura erano praticate soltanto da una ristretta elite, dai membri del clero e dai cittadini più eruditi. La maggior parte dei libri disponibili proponevano una visione del mondo in prospettiva cristiana, mentre gli alchimisti erano fra i pochi che fornivano una descrizione della realtà libera da dogmi. Eh sì, c'era un bel po' di censura. Ah, qualcos'altro avevamo trovato e non ho letto. No, sì, questo l'ho letto. Sì che l'ho letto, perché me lo dà? Oh. Vabbè, non so, me lo dava... Ancora non letto, vabbè. Ok, allora. Torno giù. Ok. Tu me lâches pas, hein? Je m'en sortirai pas ici sans toi. Mi segui, vero? Ok. Ok. Système. J'y suis. N'oublie pas. Non dimenticarti di me, beh. Sembra il minimo. Aspetta. Fide, Mosè, si dividono le acque. Ok. Ah. Okay. Merci. Lucas, on n'est pas seul. Oh. Allora, adesso... Cio, dove guarda? Aspetta. Mi fai... Ok. Così. Ah, lì c'è... C'è uno. Un garde. Il è ancora in vita. Quelqu'un. Così. All'aide. Les rats. Toi, dis-moi. Combien vous êtes ici? J'ai mal. Je veux pas crever comme ça. Comme ça? Vous avez exécuté ma famille. Tu mérites cette mort. Aie pitié de moi. Pitié? Je t'interdis d'utiliser ce mot. Bon, je peux rien tirer de lui. E cosa devo fare? Niente. Aspetta. No, 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 attenzione. Non voglio avvicinarmi troppo. Ah, volendo forse potrei usare lui come... Cioè come diversivo. Guarda, là c'è qualcosa da accendere. L'accendiamo. Ci arriviamo, no. Aspetta. Ok. Poi... Cioè, far sì che muoia e...
Però non ho capito se vuole stare così o una morte rapida. Questo non mi è chiaro. Vabbè, senti, io ti lascio così, va bene. Devo passare, però allora facciamo così. Guarda. Hop. Ok. Ecco. Materiali. Chi? I miei. Chi è tu? Je suis la fille de Robert et Béatrice de Rune. Oh non. Oh, pitié. Pitié, je t'en prie. Silence. Je te laisse à ton sort. Vedi, cioè ti abbandonerò al tuo destino. Quindi non ho capito se lasciandoli così facciamo una cosa cattiva oppure dobbiamo usarli come cibo per ratti. Vabbè. Io li lascio così. In ogni caso. Là c'è qualcosa. Là c'è qualcosa, però ci sono questi. Come possiamo fare? Anche qua, se rompo, no, se spengo con la cosa nuova il fuoco, questi se lo pappano e quindi però io vorrei andare qui, ma fammi vedere. No, ancora questo non mi va di usarlo, francamente. Cosa posso... attirarli, ma dove? Lì c'è una pietra, c'è qualcosa... aspetta. Ho un'idea. Spengo. Vieni qua, però. Aspetta, vieni qua, Lucas. Bravo. Allora, se io faccio così. Ok. Poi faccio così. Ok. Perfetto. E poi boh, a posto. Ok. Così siamo al sicuro. Pietra al massimo. Ah, basta, solo questa roba qui. E vabbè. Io prendo tutto. Allora, qua invece... beh, posso tirare da qualche parte. Cioè, tipo là. Ah. Olè. Oh, e io vado. Ecco. Perfetto. Perfetto. Ah, qua c'è già un po' più di roba. Qua c'è il banco da lavoro, ma non posso fare nulla, immaginavo. Immaginavo. E ci manca... ci manca un tessuto. E poi possiamo farlo. Va bene. Ok, però adesso... ah, dobbiamo andare lì. Ah, ok. Ma sì, facciamo così. Olè. J'aurais pu les tuer. Elles sont déjà mortes. Et j'ai assez de sang sur les mains. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est réel? Ma maison. Ah, ok, non ci hanno attaccato, vero? C'est encore là-bas? Non. Non, par pitié. Amicia, on peut s'arrêter, trouver un autre chemin. Non. Je dois voir. Ah. Padre. E in effetti, va che roba, sta roba, boh. Cresce dove ci sono i ratti, cresce anche sta roba. Però che strano, cioè il cerchio si è fatto. Va, si è fatto un cerchio intorno al cadavere. No, no,
Hanno spento il fuoco. Basta! Luca! Non c'è rien. L'ignifer! D'accord. Aspetta. La Madonna. Luca, che sto facendo? On est coincé. Dov'è? Oh. Ok. Sì, ma voglio dire, dobbiamo fare di andare da qualche parte. No, non si muove lui. Est-ce que c'est fini? On dirait qu'il nous a sauvé la vie. Ma faites ça plus tard. Il faut qu'on atteigne la chambre. C'est la fenêtre juste au-dessus. Tu devrais prendre la torche. Ok, dammi la torcia. D'accord. Je vais nous guider. Merci. Dov'è che era il corpo? Aspetta, mi viene un dubbio. Non lo trovo. Non lo trovo. Ah, qua possiamo appoggiarla. Cioè, hanno spento la luce per poterci attaccare. J'aurais dû l'enterrer, j'aurais dû... Désolée, je suis désolée, Amicia. S'il vous plaît, faites qu'il repose en paix. Non so. Secondo me non se lo sono divorato. Ho il dubbio che sì, appunto, Ugo ha questa malattia, la macula lì, macula, come... Non so come si può pronunciare in italiano. Però magari siamo una famiglia immune alla peste, questo dubbio, non so. Con poi quel cerchio strano che si è formato intorno al cadavere del padre. Ok. Ce cadavre, celui sans armure, c'est un de nos servants. Mais attends. Oui, les gardes ont été dévorés, mais pas lui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je le savais, la brisure, ces remous continuent de se propager dans le temps. Lui non l'hanno mangiato. Oh. Vabbè, spero che... Guarda come gli girano intorno. Come se volessero proteggerlo. Boh. Non so. Altro qua? Sì. Vabbè, così praticamente siamo invincibili. Finché non si spegne la torcia. Ci possiamo muovere dovunque. Elle aussi. Oui. Il les évite. Qu'est-ce qui se passe ici? Perché? Non, quindi non solo, magari non solo la famiglia, ma anche tutti quelli che ci lavoravano sono in qualche modo protetti. Vieni.